Alessandro Alquati, Globecast, ben trovato. Buongiorno, ovviamente siamo orgogliosi di essere di nuovo protagonisti insieme ai nostri consueti partner del Centro Televisivo Vaticano, di Sony, di Eutelsat e di DBW nella realizzazione di un evento di nuovo storico. Quello che ci siamo detti un anno fa, quando abbiamo realizzato assieme la canonizzazione dei papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, che avevamo realizzato qualcosa di storico. Ora poi ci siamo detti, alziamo l'asticella e realizziamo ancora qualcosa di più complesso, ambizioso e innovativo. E a distanza di circa un anno siamo di nuovo assieme per dimostrare che siamo in grado di realizzare quella che sarà la più importante fino adesso distribuzione mondiale di un evento live in 4K. Globecast parteciperà come al solito, prendendosi in carico la responsabilità di effettuare l'uplink satellitare dei segnali che saranno prodotti dal Centro Televisivo Vaticano col supporto di DBW, e realizzeremo la trasmissione sia in 4K che in HD, che andrà ad alimentare la distribuzione mondiale che viene effettuata sui satelliti della flotta Eutelsat. Siamo, ribadisco, assolutamente entusiasti di avere questo privilegio e di poter mettere a disposizione le nostre risorse tecniche ed umane e gli investimenti che continuiamo a fare per poter proseguire in questo percorso di innovazione. Infatti Globecast di grandi eventi ne ha visti e ne ha fatti vedere, ma insomma la prima Mondovisione in Ultra HD è veramente un evento, si è detto, ma mi sembra giusto sottolinearlo ancora, di portata storica. Diciamo che ci piace essere protagonisti di eventi unici. Noi abbiamo sempre puntato sull'innovazione. Dal 2006, quando abbiamo realizzato per la prima volta le trasmissioni HD in Italia con Sky per i mondiali di calcio, questo è stato il nostro tratto distintivo, quello di cercare di essere un passo avanti agli altri nel testare le nuove tecnologie, condividerle con dei partner altrettanto solidi e affidabili come noi, per poter tentare appunto sempre qualcosa di nuovo. Alla fine quello che conta è, in un mondo che tende un pochettino ad omologarsi, è avere la capacità di differenziarsi. E questo con il Centro Televisivo Vaticano e con gli altri amici abbiamo la possibilità di farlo, perché abbiamo un contenuto che è assolutamente unico, e un contesto, uno scenario, quello di San Pietro, altrettanto unico al mondo. Dopodiché tocca a noi mettere il nostro impegno, il nostro lavoro per contribuire ad arrivare a questi risultati. Grazie mille. Grazie a voi.